sono. Ma perché sempre mi sveglio presto? Fino al 15 gennaio, zona gialla rafforzata nei. Dove? Nei feriali, vabbè. Covid, sempre migliaia. Ma dove sono i biscotti buoni? Non li trovo più. Forse questo. No. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Eccolo qua, ti nascondevi, è birbante. Che noia però, è sempre in casa. Colazione alle 4, alle 5 del mattino, che ore sarà? Perfino il gatto scappa. Non so più che fare. Beh, questo qui lo tengo da conto perché è buono. Un altro dopo. Twitta. È scandalizzato dalle violenze in congresso davanti al Campidoglio con quel che è successo ieri. Chiaro, Samus. Ah, si sì, sarà ancora. Continua la corsa al Bitcoin. 37.000 dollari, tanto non ne abbiamo presi di Bitcoin, non miglioreremo di sicuro. Vabbè, cioè, quanti biscotti ho mangiato? Certo che se parlo e mangio. Noia però, noia, noia in casa. Noia, noia, noia. Quattro lettere. Una N e tre vocali. Boh, messe insieme proprio. Come sorelline, noia, tutti insieme. Ciao, 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 ciao. Ho mangiato, vediamo se riusciamo a dormire ancora un po'. Questo qua mi cade giù io. Stando alla descrizione del vocabolario, è il senso di insoddisfazione, di fastidio, di tristezza che proviene o dalla mancanza di attività o dall'ozio e dal sentirsi occupato in cosa monotona, contraria alla propria inclinazione, tale da apparire inutile e vana. Contrariamente a quanto si può pensare, l'avvento della noia lo farei coincidere con quello della televisione. Finché non c'è stato quell'apparecchio nelle case, veniva esercitata molto la manualità. In generale, certo, sia per grandi che piccini. Mio padre aveva sempre da armeggiare in cantina o nell'orticello. Mia madre, non parliamone, dopo aver assolto tutte le faccende domestiche, per riposare si sedeva a sferruzzare. Mio fratello amava il traforo. Mia sorella leggeva fumetti e li riduceva in coriandoli. Questa una piccola spolverata di ricordi, ma non aleggiava sensazioni di noia in casa mia. L'aver ridotto al lumicino l'uso delle mani, secondo me, ha alimentato un grande stato di insoddisfazione. Questa è stata la mia prima scuola e credo grande antidoto alla noia. Tante sono le occasioni per annoiarsi, ma la situazione da rifuggire è quando prende il sopravvento. Se diventa bulia e toglie ogni interesse al vivere, è veramente dannosa. Suona il campanello e non apri neppure un occhio. Cade una forchetta e non muovi neanche una zampa. Scoppietta il fuoco nel camino. Una volta l'avresti fissato con aria pensierosa e mi avresti condotta lontano. Abbondanza, abitudine, solitudine, ignavia, insofferenza, tutto ti basta ora.
cos'è la noia per me? Non so, credo che esistano più tipi di noia. C'è la noia di quando spolvero, devo alzare ogni oggetto e poi rimetterlo giù e per qualche giorno poi rifarlo, gesti ripetitivi, noiosi e gesti inutili. Però quando lo faccio ascolto la radio e alla fine questa noia è una noia accettabile. Poi c'è la noia odiosa di quando devo, archiviare le bollette, gli estratti conti, le fatture, è una noia, non posso nemmeno ascoltare la radio, quindi è una noia veramente odiosa. E poi c'è la noia dell'attesa, quando sei in coda, quando aspetti il tuo turno, quando aspetti l'autobus che non arriva. Questa è una noia irritante, però è immediata dalla curiosità perché ti puoi guardare in giro, guardi le persone che aspettano con te, guardi il paesaggio, che è intorno, insomma, te la passi. E poi c'è la noia coniugale, quando mio marito, ad esempio, mi ripete per la ventesima volta di portare la tazza che ho dimenticato sul camino, di portarla in cucina, ecco. Però poi alla fine questa noia coniugale crea uno scazzo e quindi alla fine forse, no, forse noia non è. Poi c'è la noia riposante, quando non ho niente da fare. Ma proprio niente, o non ho voglia di fare niente, me ne sto sdraiata da qualche parte a non fare niente, a non pensare a niente, ma proprio niente, con in mente niente. E questo potrebbe anche essere riposante, ma insomma, alla fine non so bene che cosa sia la noia, ecco. Noia, apatia, irritazione. La noia è questa tensione verso il fare, ma che non si concretizza mai. È una tensione che ti inchioda al presente, è un presente che vorresti diverso. E allora accumulo fame, accumulo vorace, raccolta di parole, di immagini. Sentimenti, sensazioni di noia non li provo da anni, nel senso che la sera me ne vado a letto avendo delle cose che avrei voluto fare e non sono riuscita a fare, che avrei voluto non dovuto fare, e la mattina mi sveglio con la voglia di farle, di andare avanti. Quindi sensazione di noia no, anni che non la provo. Ricordo un periodo della mia vita, in particolare ero adolescente, io la domenica pomeriggio andavo a dormire. Non avevo nulla di interessante da fare, quindi ero annoiata, forse un po' depressa. Però, ripeto, negli ultimi anni no, non mi è mai successo, non mi succede. Mi fa paura la noia. Mi fa paura solo se la associo a questa mancanza di curiosità, di entusiasmo, di stimoli, di voglia, di fare cose nuove, di continuare a studiare. Per il resto non mi fa paura, posso passare anche ore nel prato a togliere le erbacce senza pensare a niente e alleggerendo un po' la testa e il cervello, quindi non mi fa paura. Ecco, spero di non doverla sperimentare in questo senso per me negativo, appunto di assenza, mancanza di stimoli, entusiasmo e curiosità. Per il resto, se no, ben venga. E devo ammettere che la noia non fa parte della mia vita. Qualche volta la tristezza, qualche volta la depressione, ma la noia da tempo non fa più parte della mia vita. La noia è qualcosa che è normale provare. Non credo alle persone che dicono io non conosco la noia. La noia è un fatto normale, succede. Magari non ci si accorge di provarla perché la si combatte immediatamente, però c'è sempre un attimo in cui si può provare un po' di noia. Può essere anche noioso ascoltare certe persone o ripetere certi gesti quotidiani. Ecco, diciamo che la noia fa
fa parte di uno stato così di apatia. A volte non è una condizione esterna su di noi, ma è anche un nostro malessere o disagio temporale. Se la noia si protrae nel tempo, spesso significa che la depressione è dietro l'angolo, e questo non va bene, è un campanello d'allarme. La noia in certi casi può essere sana, perché è un po' la prova del 9 per capire la nostra capacità di reazione alla noia, e quindi a volte fa scattare la creatività, pur di non vivere la condizione pesante e paludosa della noia. Beh, io a volte provo noia, cerco di non subirla, però succede. La noia è un sentimento subdolo che in me si manifesta sotto una serie di pensieri, una moltitudine di pensieri, tanti, tantissimi pensieri che girano nella mia mente e che io non riesco a fermare. E avrei da scrivere, avrei tanto da fare, ma non posso, soccombo. Mi limito a lasciarli passare, a guardare da spettatrice. A volte invece si manifesta con un profondissimo silenzio, uno strano senso di quiete dove io vorrei scrivere, vorrei agire, ma c'è il vuoto intorno a me. Non c'è niente da scrivere e da fare. Io la combatto, la noia, la combatto, mi arrabbio, mi oppongo, perché penso si porti via dei momenti della mia vita, che invece vorrei gestire io, ma alla fine la lascio fare, aspetto che vada via e poi riprendo. La noia? Che cos'è per me la noia? È sentirsi soli, è una malattia dell'anima, direi, forse la giusta descrizione, che fortunatamente è solo a periodi. Non hai più voglia di far niente. Direi quasi nemmeno di vivere.